Un tempo lei era la più sportiva delle tre teutoniche, con Mercedes a fare l'elegante, Audi la più modaiola. Poi è arrivata la Giulia e quindi questa nuova Serie 3 G20 ha il compito di riportare lo scettro di miglior sportiva in terra tedesca. Amici di Infomotori, venite con noi a scoprire se c'è riuscita. SUV? No grazie. Sembra questa la risposta della settima generazione della nuova Serie 3 di BMW. Una vettura che si fa più moderna, più tecnologica, più affilata che mai. Sì, perché la concorrenza è sempre più agguerrita. Un nome su tutte, ovviamente, Alfa Romeo Giulia. Cura dimagrante e piccolo upgrade delle dimensioni per lei che ora arriva a 4,71 m per 1,89 m di larghezza. Le proporzioni sono squisitamente BMW, con cofano lungo, sbalzo anteriore ridotto e coda compatta. Un layout da tipica trazione posteriore a motore anteriore. Sul frontale non può mancare il doppio rene, cresciuto nelle dimensioni e contornato dai nuovi gruppi ottici laser su questo modello, optional da circa 2.000 euro, che rivisitano in chiave moderna la tradizionale forma del doppio elemento circolare. A chiudere il quadro i paraurti sportivi dedicati all'allestimento M-Sport. Nella vista laterale la fiancata appare più snella e filante. E poi ci sono questi bellissimi cerchi M-Sport da 19 pollici con pinze freno monoblocco. Nel retro troviamo altre novità. I gruppi ottici mantengono la classica forma a L rovesciata, ma la rielaborano, rompono con il passato, rendono questa versione più tecnologica giocando con superfici sulle tre dimensioni e sui colori. Complessivamente il design, se forse imborghesito, è un po' più abbottonato sicuramente, soprattutto sulle versioni business e luxury. Volendo osare, occorre quindi scegliere le varianti Sport o M-Sport con linee più accattivanti e convincenti. Insomma, più BMW. Le novità più importanti però questa Serie 3 G20 le mette in mostra probabilmente con gli interni. Sì, perché se la casa dell'Elica in passato era stata additata di avere poca creatività stilistica appunto su questa zona della vettura, con gli ultimi modelli ha messo un po' tutti a silenzio. Forme dinamiche, superfici differenziate e finiture chic un po' ovunque. Il tutto condito con luci ambientali soffuse e tanta, tanta tecnologia. Non è però compromessa la funzionalità, infatti ritroviamo numerosi tasti, il giusto direi, per poter controllare agevolmente tutte le funzioni. Per i più smanettoni sono anche presenti i comandi gestionali come optional, protagonisti assoluti i due schermi ben integrati tra loro e dalla grafica veramente raffinata. Sulle prime il sistema di infotainment sembra quasi troppo complicato, tanti sottomenu con cui però si prende confidenza veramente molto in fretta. E poi troviamo una risposta al tocco, una velocità da smartphone di fascia alta, e questo sistema è a nostro avviso uno dei migliori, se non addirittura il migliore in commercio in questo momento. Android Auto non è però ancora disponibile a differenza di Apple CarPlay. Poco male, direbbe qualcuno, con un sistema così evoluto da non far desiderare funzioni di mirroring del telefono. Si può avere poi la ricarica wireless, impianto stereo Harman Kardon, head-up display, luci ambientali soffuse, telecamera a 360 gradi, hotspot wifi, parcheggio assistito e molto altro. La lista degli accessori è pressoché infinita. Come già accennato, salgono le dimensioni, con essa anche il passo a tutto beneficio dell'abitabilità interna. I posti dietro offrono tre posti abbastanza comodi. Il tunnel centrale occupa ovviamente un po' di spazio, ma le dimensioni sono tali da non essere troppo compressi. E poi c'è tanto spazio sia per le gambe che per la testa. Notevole anche la dotazione. I sedili posteriori beneficiano di un clima trizona, di due prese USB-C, una presa 12 volt e abbiamo anche le luci ambientali per i sedili posteriori. Discreta la capacità del bagagliaio, che parte da 480 litri di base e poi è disponibile, come nel caso di questo esemplare, anche con un comando elettroattuato che può essere gestito attraverso il telecomando.
BMW da sempre è sinonimo di performance e guida sportiva. L'avvento però dell'Alfa Giulia ha costretto i tecnici tedeschi a rivedere un po' tutto il comparto dinamico, perché aveva cambiato sostanzialmente le regole del gioco. E così questa nuova serie 3 si fa più incisiva. L'avantreno è estremamente preciso, come lo sterzo, e la dinamica di guida mette ora in seria difficoltà la rivale italiana. È stato poi fatto un grande lavoro a livello di insonorizzazione. La vettura fa un importante passo avanti anche in questa direzione, e frusci aerodinamici, rumore di rotolamento e rumore del motore sono sostanzialmente un lontano ricordo. Questo è positivo da un certo punto di vista, ma voler trovare il pelo nel nuovo rende l'esperienza di guida un po' più filtrata e meno diretta. Comfort e comodità ricordano quelle della serie 5, tanto si è alzato il tiro, ma a livello di dinamica di guida sicuramente questa serie 3 riesce a dare ancora qualche cosa in più, e in questo variable sport steering e assetto adattivo sono due optional a cui noi non rinunceremo. Alzano veramente il livello a livello di handling di guida e lavorano insieme alle varie modalità di guida per rendere la vettura più incisiva o più confortevole a seconda dell'esigenza. Questa 320 di M Sport è inoltre dotata dell'impianto frenante sportivo M Sport, talmente esagerato, diciamo, da rendere le prime frenate quasi eccessive. Bisogna prenderci un po' le misure. Quanto invece all'assetto, sempre optional, di cui è dotata questa vettura, è sicuramente molto incisivo nella guida più dinamica, ma anche nelle modalità più tranquille rimane comunque abbastanza rigido e non smorza troppo le asperità e le sconnessioni della strada. Il propulsore è il 2 litri da 190 cavalli dotato di 2 turbo. Grazie a questo accorgimento ha una schiena davvero importante, con un valore di coppia massima di addirittura 400 Nm erogati a 1750 giri. Il cambio automatico, lo ZF a 8 rapporti, è da lode sia per le cambiate che per la logica di funzionamento, davvero intuitiva su quello che vuole fare il guidatore. Dal punto di vista dell'erogazione, se la schiena è davvero molto importante, le prestazioni sono ragguardevoli, perché parliamo di una vettura che passa da 0 a 100 in 7,1 secondi, capace di una velocità massima di 230 km/h. Se volessimo trovare il pelo nell'uovo, dal punto di vista appunto dell'erogazione, che è immediata e fulminea, diciamo che il gioco finisce però abbastanza in fretta, perché in un attimo si è nella zona alta del contagiri e si passa al rapporto superiore. Oltre allo ZF è disponibile anche un cambio manuale, ma il sacrificio per rinunciare a questo automatico davvero sopraffino è importante. Sorprendenti invece i consumi, soprattutto a fronte di queste prestazioni così briose, così sportive, perché la vettura nel corso della nostra prova non è mai scesa sotto la soglia dei 13 km con un litro, anche in ambito urbano, mentre abbiamo registrato un valore medio in extraurbano di 17, anche 18 km con un litro, mentre in autostrada la classica velocità di 130 km/h ci si attesta intorno ai 14-15 km con un litro. Davvero ricco e variegato il listino di questa nuova BMW serie 3. Parliamo di 5 allestimenti e 7 motorizzazioni tra benzina, diesel e ibrida, e poi ci sono anche le versioni a trazione integrale xDrive. Questa 320D parte da 41.600 euro, ma per un esemplare come questo in allestimento N-Sport ce ne vogliono 50.650, a cui vanno aggiunti 2.200 euro per l'ottimo cambio ZF. Se poi non vi piacciono le sedan, è appena arrivata la Touring.
E con questo si conclude il video di questa prova su strada della nuova BMW serie 3. Di cose da dire ce ne sono tantissime, non ve le abbiamo dette tutte in questo video, ma le trovate nell'articolo il cui link è qui sotto in descrizione. Mi raccomando, prima di andarlo a leggere, come sempre mettete un like se vi è piaciuto questo video, inserite un commento e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ciao e alla prossima prova!